anche troppo, non ma so, anche più di chiamiamola amicizia. Li lasciamo qui a tua amicizia. No? Non riesci a far vedere subito. Altro tema? Ho detto la tua risposta, però io a Mogherini ho chiesto. Questa cosa sono le cose che non sono il programma. Di... Anche lui qui detenuto a Santo Stefano dal novembre del 1929 al dicembre del 1931 e poi da qui, è cominciato il suo viaggio nei carceri del regime che è durato 14 anni. Quanto è stato? Perché lui era malato di tubercolosi. Quindi da Santo Stefano va a... Va, no, c'è dentro. Panoptico è questo. Quella è la chiesina. Quella è la chiesina. Il controllo fisico del detenuto avveniva dalla quinta scenica. Usano la scrittura teatrale ribaltandone i ruoli, mettendo sul palcoscenico non gli attori ma gli spettatori e sotto gli spalti non gli spettatori ma gli attori detenuti. Se un detenuto parlava da una parte all'altra la gente lo sentiva, quindi non soltanto c'era un controllo visivo ma anche acustico, c'è il detenuto che... Brescia è morto qua. Brescia è morto qua ed è sepolto al cimitero di Santo Stefano. Il carcere quando viene aperto, 99 celle, 33 per piano, sotto i più tristi e man mano che si andava sopra i più domi. Sono venuti anche i gruppi elettronici, sono venuti a ruppare, venivano la notte.